Nella posizione di centrale che lei ha disegnato ultimamente. Sì, sono d'accordo, al di là dei singoli, sono d'accordo con quella detta all'inizio. Una bella partita, un buon risultato, magari rammarico, un pizzico più convinzione quando si è rischiato di togliere un difensore e mettere insieme, lì abbiamo avuto due possibilità, il pugile esperto dal quarto di K.O., insomma, è mancato un pochino quello, l'unico rammarico. E poi, come insegna il calcio, quando sbagli due occasioni tre così importanti rischi nel finale magari poi di perdere pure. Va bene così, ha detto bene lei, un campo difficilissimo, lo sapevamo, non a caso hanno in questo stadio, in questo campo la Fiorentina ha fatto più risultati addirittura della Juventus, quindi questo dà la dimensione della bella prova che abbiamo fatto. Mister, buongiorno. Buongiorno. Io penso che la nota più lieta, a prescindere, insomma, che potevano essere anche tre punti, che questa squadra contro la Fiorentina, che è una delle squadre che crea più gioco, gioca uno dei migliori calci della Serie A, la fase passiva è stata fatta, non dico bene, ma benissimo, perché proprio le fonti di gioco sono state annullate. Infatti le azioni manovrate, la Fiorentina non è mai arrivata in porta. No, mi verrebbe una battuta. La Fiorentina, visto le partite precedenti, giocava bene, creava tanto e raccoglieva poco, no? Noi l'abbiamo aiutata perché senza un tiro in porta si sono trovati in vantaggio. Ecco, questo mi viene da dire e confermo quello che ha detto lei. Sono contento della prova dei miei giocatori perché non hanno concesso quasi nulla, soprattutto in quella fase lì. E poi, insomma, sì, ogni volta siamo stati pericolosi. Ripeto, magari in certe situazioni potevamo essere più convinti e magari far più male. Insomma. Mister, sono d'accordo con lei, è un'ottima prestazione, però conoscendo il suo perfezionismo penso che gli ultimi minuti non sia stato molto contento di come la squadra l'ha affrontata. Cos'è stato, un calo mentale, un calo fisico? Allora ora probabilmente ora bisogna lavorare martedì, perché quando ci siamo messi a 4 si cominciava a lanciare su Maggio, invece bastava, come avevamo fatto altre volte, allargarsi due centrali, due terzini larghi e partire da dietro. Probabilmente per come eravamo messi davanti potevamo fare più male e non subire quelle due o tre palle ribattute che ci hanno messo in difficoltà nel finale. Lì mi sono arrabbiato molto, però solo su questa parte qui, il resto. Sono qua, senza voler far danni, Valtero, il punto sarà anche giusto, ma quello che vi è mancato nel momento in cui hai provato a cambiare la partita, con Insigne e con un atteggiamento diverso, è stata la pressione alta, cioè una forma di voracità. Questa squadra, rispetto a quella dell'anno scorso, senza voler creare paragoni imbarazzanti, sembra che ogni tanto perda. Però se te vuoi fare paragone mi va bene, perché abbiamo fatto 13 punti in più in campionato, quindi vuol dire che si sta crescendo. È il paradosso della giornata. Però ecco, quando siamo... Io ho rischiato Insigne, ho cercato di metterli in difficoltà nella loro difesa a 3 mettendo Insigne l'altro, tanto è vero che subito ho avuto due possibilità di far gol, di far male. E poi c'è stata l'occasione di Pandre, lì bisogna, ecco, al di là della pressione che si è fatto fino a bene, subito appena si è fatto il cambio, bisognava continuare a allargarsi, a giocare come quando si imposta a 3. Invece si lanciava su Maggio e loro avevano preso le contromisure, sulla seconda palla ci hanno messo un po' di fiorta e ci hanno creato addirittura due o tre presupposti dove si poteva perdere anche la partita. Un'altra cosa che hai appena detto tu. Allargando la squadra, l'impressione è che questa abbia molte più potenzialità. È un'ipotesi che tu pensi di poterlo? Ragazzi, se non dico con 4-2-3-1 sempre, dico anche con Amsic magari allargandola. Calcio è andare a vedere. Si può vincere, ma si può anche perdere. Se si è visto alla fine, si è rischiato di prendere gol. Cioè, quando fai tre attaccanti così, più gli esterni di spinta, con solo due centrali, due centrocampisti che comunque, soprattutto Hitler di interdizione ma tanto di costruzione, poi a seconda delle squadre che affronti c'è il rischio di perderla. Io infatti mi ero tenuto un cambio, mi era andato tutto bene, se facevamo gol con Pandev o con Insigne, appena avessimo fatto il 2-1, c'avevo Paolo, rimettevo la difesa a 3 e si faceva quello che si era fatto fino a quel momento. Mi ero preso questo rischio, mi era andata bene se avessimo fatto qua, però era da rimettersi a 3 come avevamo fatto fino a quel momento, perché poi si rischiava la Fiorentina, anche quando tentano tutto per tutto si rischia di perdere, anche loro sono bravissime su piazzate, lo sappiamo, mettendo tutti i piccolini si rischiava appunto di prendere un gol anche nei minuti finali. Mister, buongiorno. Buongiorno. Meno male che
saremo tutti quanti cominciati a capire della validità di questo Napoli. Peccato quelle due giornate col Bologna, però ormai è chiaro, giocare così bene a Firenze, prendere punti, addirittura rischiare di vincere, non ci sono parole. E quindi una domandina, però mi dica chi da Bigon, per cortesia, un mercato. Non mi dica chi è da Bigon, perché io non ci posso credere che il mercato del Napoli sia chiuso, avendo, e lei lo sa bene, un solo difensore di passo rapido, un solo incontrista a centrocampo. Mi dica se c'è. Allora, numericamente noi siamo a posto, perché siamo tanti anche dietro. Allora, non gli sto a fare nomi, è recuperato anche Grava, perché Grava è un giocatore anche l'anno scorso, quando c'è stato bisogno, l'ho utilizzato. Quindi siamo numericamente a posto. E poi, come vi ho detto, a livello generale, al di là che il mercato non lo faccio io, però a gennaio chi ha giocatori che ci danno qualcosa in più se li tiene, è difficile averlo. Questo è il discorso. È inutile prendere un giocatore per far numero, che numericamente siamo a posto anche a centrocampo, siamo quattro in due ruoli. Si può sempre migliorare, però questo poi, ripeto, non dipende da me. E soprattutto, ripeto, il calcio è questo: a gennaio, se vuoi avere un rinforzo di una squadra che è seconda in classifica, bisogna trovare un grande giocatore, e non è facile trovarlo, e poi chi ce l'ha probabilmente se lo tiene. Bene, vado. Grazie, arrivederci. Mister, l'ultima, posso? Lei parlava di centrocampisti, dalle caratteristiche, ecco, però oggi al posto di Berardi non era più logico, più normale che entrasse magari Donatello, proprio per le caratteristiche, rispetto a Zemail? Buona considerazione. No, Donate, per le caratteristiche che ha dimostrato a noi a Napoli, dovrebbe lasciare con Viola, perché probabilmente sono io. Io sono di Napoli. Ah sì? No, Donate è più vicino a Ille come gioco, infatti è più adatto in quel senso lì. Poi oltretutto credo che Zemail ha fatto il suo, ha corso tanto, ha dato una mano, in quel momento c'era soprattutto da fare Liga, perché avevo messo 4 attaccanti, insomma avevo 3 attaccanti e mezzo. Grazie.